Un'ondata di barbarie ha sconvolto Stanleyville e tutta la vasta zona del Congo occupata dai ribelli negri. Centinaia di europei sono stati massacrati dalle orde dei rivoltosi. E mentre i paracadutisti belgi entravano nella città liberando dall'incubo la popolazione civile, a Mosca studenti sovietici, cubani e afroasiatici inscenavano davanti alle ambasciate occidentali disgustose proteste, inneggiando ai rivoltosi e dimenticando questi massacri e queste stragi. Ecco lo spettacolo che si è presentato agli occhi dei paracadutisti. E mentre qua giù venivano violate le più elementari norme dell'umanità, Mosca si è schierata a favore dei rivoltosi, pur sapendo che si sono verificati addirittura episodi di cannibalismo. L'arrivo dei primi profughi a Fiumicino ha suscitato profonda commozione. Erano andati laggiù a lavorare, sono quasi tutti lavoratori, quei lavoratori ai quali il comunismo prepara il paradiso. Sono salvi per miracolo. Sono fuggiti lasciando nel Congo tutto ciò che possedevano, perfino gli abiti. Così sono tornati. Nei loro occhi si legge ancora il terrore. Nelle loro orecchie c'è ancora l'eco dei colpi di fucile, l'eco delle grida selvagge di quelli che i comunisti definiscono patrioti. Non abbiamo voluto sottrarli all'affetto dei loro cari appena giunti, ma all'indomani siamo andati a cercare qualcuno dei reduci. In una casa della periferia di Roma abbiamo parlato con il signor Cipriani e con il signor Morandotti, che ha 7 figli e da 5 anni lavorava nel Congo. Quando sono cominciati i guai per voi? La situazione pericolosa per i bianchi è diventata il 24 ottobre, quando hanno iniziato per prima cosa a arrestare tutti i belgi. E così pensavamo che anche noi, o prima o dopo, saremmo stati arrestati. E lei, Cipriani, come si è salvato? È tramite un mio amico, un direttore di una banca, io e altri 3 belgi ci siamo nascosti in una camera blindata di una banca e lì siamo stati 5 giorni. E comunicavamo con l'esterno tramite una radio e da una finestra vedevamo ciò che succedeva all'esterno, fino all'arrivo dei paracadutisti. Anche lei si è trovato in pericolo, signor Morandotti? Sì, i ribelli sono fatti vivi verso le 8 del mattino. Una camionetta con 8 di questi ribelli ci volevano bruciare vivi, spargendoci della benzina addosso. In un secondo tempo è arrivata una macchina con degli ufficiali ribelli detti Simba, che a sua volta ci hanno tolto da questa rappresaglia. È stato testimone di qualche episodio di violenza? Sì, un episodio di violenza l'ho assistito, hanno ucciso 3 neri, dopo averli uccisi l'hanno tutti bucati con le lance. E lei, signor Cipriani, che cosa ha visto? Beh, anch'io ne ho assistiti a molti, ma il più che mi è rimasto impresso è quando hanno fucilato il loro ministro. Ma non credevo fino allora che facessero certe cose. Dopo averlo ucciso, gli avevano tagliato la pancia e gli avevano levato il cuore col fegato e se lo mangiavano tanto per ciascuno. Che cosa pensa di fare adesso? Per il momento niente di importante, all'infuori di trovare un posto per poter lavorare e mantenere la famiglia, che non mi costringa ancora una volta a espatriare dall'Italia. Ritornerebbe nel Congo? Ma io personalmente no, non so gli altri. Chi degli altri riuscirà a dimenticare questi uomini sgozzati per le strade, vittime di un sacrificio che ci fa ripiombare nella notte delle barbarie?